Buonasera, bentrovati da parte di Emiliano Sbaraglia. Un appuntamento quest'oggi con la diretta collettiva.it, grazie a Futura Lab, una diretta che potete seguire anche attraverso i nostri canali social, in particolare la pagina Facebook di Collettiva. Un ringraziamento da subito a Mauro De Sanctis, alla parte tecnica, per questo incontro che ha per titolo, diciamo, il mondo della scuola. Ecco, mi viene da dire questo: il mondo della scuola dopo la pandemia. È questo un po' quello che mi sento di dire e lo dico subito. Mi viene da dirlo in qualità di insegnante. Lo facciamo grazie al numero di luoghi comuni, il bimestrale diretto da Andrea Ranieri, edito da Castelvecchi, che tra l'altro vi faccio vedere anche, credo così, in favore di telecamera, un numero interessantissimo con numerosi interventi, e abbiamo l'opportunità di parlare del mondo della scuola. Il titolo che abbiamo voluto dare, per l'esattezza, è A scuola dentro e oltre la pandemia. Si è appena concluso l'anno scolastico e quindi parlare di tutto questo proprio a pochi giorni dall'esito di un anno scolastico che, per l'appunto, l'ho preannunciato. Lo dico da insegnante, è stato più complicato degli altri, è stato molto, molto complicato per tanti fattori. Non per questo, voglio dire che il mondo dell'insegnamento e degli insegnanti, debbano per questo sentirsi ulteriormente riconosciuti. Però, ecco, la fatica si è sentita soprattutto da un punto di vista psicologico, più che fisico, e per quanto mi riguarda, l'aver letto questo numero di luoghi comuni mi ha fatto sentire meno solo, ecco, mi ha fatto sentire meno solo perché mi sono reso conto che queste difficoltà, queste complicazioni che sono state affrontate, sono state recepite da altri e vengono discusse, secondo me, all'interno di questo testo, all'interno dei numerosi contributi contenuti in questo numero, vengono affrontati nella maniera dovuta. Non voglio dilungarmi oltre perché il parterre è veramente variegato ed eterogeneo per tanti aspetti. Lo scopriamo subito. Innanzitutto, io vorrei salutare il direttore di Luoghi Comuni, Andrea Ranieri, di nuovo con noi. Ben ritrovato, Andrea. Grazie Emiliano. Grazie a te Andrea, così come saluto la professoressa Elisabetta Nigris, che è docente presso l'Università Bicocca di Milano, progettazione didattica e valutazione dell'Università Bicocca di Milano. Ben trovata, professoressa. Buongiorno, grazie dell'invito. Do il benvenuto anche a Tommaso Montanari in qualità di neorettore dell'Università per Stranieri di Siena. Credo che sia il primo appuntamento ufficiale in questa nuova veste da parte di Tommaso Montanari, per cui lo ringrazio doppiamente. Benvenuto. E poi. Grazie Emiliano, grazie mille. Rettore eletto, diciamo, da rettore in carica, diciamo, ma è la prima Certo, volta. Quindi, da rettore eletto, sì. E poi do il benvenuto a Francesco Sinopoli, segretario generale della FLC-CGIL. Un ben trovato anche a Francesco Sinopoli, un ben ritrovato e grazie per essere qui per parlare ciao di Emiliano, Mastermind grazie. insieme a noi. In ultimo, mi piace salutare e iniziare anche da Ludovico Di Muzio, che fa parte dell'Unione degli Studenti e che, tra l'altro, ha scritto un bel contributo, non voglio dire altro per il momento, proprio per il numero dedicato alla scuola di Luoghi Comuni. Ben trovato anche a Ludovico. Grazie, buongiorno a tutte e tutti. Buonasera. Buonasera Ludovico e dimmi. No, stavo iniziando, però se Vorrei volevi iniziare da introdurre. te,
veramente lasciami dire soltanto due cose in più per quanto riguarda questo numero, poi ne parleremo in maniera più approfondita naturalmente anche con il direttore, però Andrea Ranieri nel suo testo introduttivo secondo me coglie subito nel segno, nel momento in cui scrive nella pancia proprio del suo intervento, che molto probabilmente non è stato ben capito all'interno del mondo della scuola, chiamando in causa anche noi come corpo docente. Credo che questo sia un dato più che corretto e da discutere insieme, sul fatto che probabilmente si è data poca rilevanza a come questo anno e mezzo di pandemia abbia modificato anche non soltanto il modo di sentire, ma il modo di essere degli studenti stessi e delle studentesse. Parlare di formazione, parlare di didattica, parlare di interdisciplinarità, senza però tener conto di quanto questi due anni ormai, più o meno di due anni, abbiano comunque condizionato un periodo di crescita fondamentale. Si parlava in maniera, secondo me, molto molto corretta della delicatezza del passaggio dalla primaria alla secondaria di primo grado, dalle elementari alle medie e poi dalla terza media al primo anno di superiori, e come chi ha dovuto affrontare tutto questo nel corso di questo anno e mezzo abbia trovato delle difficoltà enormi, sicuramente molto più rilevanti rispetto ad altri anni o ad altri studenti e studentesse. Beh, quello che mi ha colpito del tuo intervento, Ludovico, è stato il modo in cui tu abbia voluto mettere in risalto, partendo secondo me anche proprio dal ragionamento di Andrea Ranieri, che però gli studenti tutto questo l'hanno recepito, l'hanno ricevuto, per certi aspetti lo hanno subito. Nel tuo intervento ci parli tra l'altro di alcuni esempi, con particolare riferimento a Milano, ci hai raccontato però insomma che gli studenti non sono stati a guardare. Vorrei che ci raccontaste un po' il vostro punto di osservazione, perché come Ranieri giustamente sottolinea è un punto di osservazione che si è poco tenuto presente nel corso di questo periodo. Sì, cercherò di essere più sintetico possibile. Giustamente come hai appena esposto benissimo, l'ultimo anno e mezzo è stato terribile per la popolazione studentesca, ma in generale credo per la popolazione scolastica. Appunto sono mesi che la chiamiamo crisi pedagogica, proprio per la sua pervasività in tutti gli ambiti didattici della scuola in generale. E diciamo un aspetto che ci tengo però a sottolineare è il fatto che le criticità che abbiamo in gran parte subito, che molti di noi in realtà poi hanno recepito e si è riusciti anche a organizzare quella rabbia che è sorta nel corso di questi mesi, vengono da lontano perché esiste un modello di scuola che ci viene proposto e che con la pandemia evidentemente non è detto, a partire dalle scuole che non sono sicure, ma poi in generale alle modalità didattiche che abbiamo visto quando poi con la DAD si sono rese palesi come inadeguate. Nel mio intervento diciamo che ho provato un po' a spiegare, come mi era stato chiesto, il tema dell'istruzione a quello dell'ecologia, che è un altro aspetto diciamo sociale della società che agli studenti e le studentesse e giovani in generale è molto caro dalle mobilitazioni di Fridays for Future in poi, in particolare perché credo che diciamo il titolo che ho utilizzato riassuma molto quello che come Unione degli Studenti abbiamo provato a portare avanti nel corso di questa pandemia, ovvero change the school, change the system, proprio sottolineando il ruolo trasformativo che ha la scuola nel ripensare anche un modello di sviluppo, di consumo e produzione diverso, viste le criticità della crisi pandemica che si sono, come dicevo prima, riversate
anche sulla scuola. E, noi appunto, partendo da queste riflessioni, ci siamo mobilitati in diversi modi, dai presidi più pacifici fino anche a, arrivando a occupare edifici scolastici abbandonati perché sono lì da decenni, lasciati al macero, o abbandonati perché in quei mesi eravamo costretti alla DAD e costretti al ricatto tra scuole non sicure e pandemia, con tutte le complicazioni del caso, i genitori con tutto il loro lavoro di cura, i genitori con il ricatto anche lavoro, salute, tutto un insieme di questioni che non è stato facile interpretare, ma che abbiamo cercato di leggere nel solco di voler cambiare in qualche modo il modello scolastico. Abbiamo iniziato la campagna di Cantiere Scuola proprio per ragionare come cambiare il modello scolastico, e una parte importante anche del nostro ripensamento del modello scolastico sicuramente passa per la questione ecologica, quindi anche banalmente partendo dalle questioni della scuola, che deve essere esempio di trasformazione in senso ecologico, poi anche abbiamo riflettuto su tutte le ingerenze del mondo delle imprese, delle multinazionali nella filiera formativa. Esempio lampante, diciamo, è per esempio Eni, che sono anni che in qualche modo ci propina dei percorsi che chiama formativi, ma che sappiamo benissimo che non sono altro che greenwashing. E quindi siamo partiti da lì per anche ripensare il ruolo all'interno della società, vedendo un pericolo nella visione che il governo, sia precedente che quello attuale, stanno portando avanti, con anche un processo aziendalizzante della scuola, che è in realtà coerente con un processo che è iniziato ben prima, sia con Buona Scuola, sia poi con i governi che sono succeduti. E quindi a questo noi vogliamo contrapporre una relazione diversa tra istruzione e lavoro, che sicuramente passa attraverso appunto la lente della tecnologia, quindi anche del cambiare modello di produzione e consumo. Io non ho altro da aggiungere, anche perché penso che nel contributo della rivista abbia spiegato molto meglio quello che sto sintetizzando qui. E voglio solo riportarvi una frase che è stata, diciamo, un po' lo slogan delle mobilitazioni che almeno a Milano e in Lombardia abbiamo portato avanti, ovvero non l'avete ricostruita voi, ce ne occupiamo noi. Nel senso, è un voi molto generale, ma che punta il dito a una classe politica che purtroppo non è stata in grado di recepire le nostre istanze, che andavano da sempre a denunciare le criticità strutturali e non semplicemente come diciamo arginare l'emergenza, come è stato fatto, come ci si è ridotti a fare. E quindi su questo, diciamo, rilancio la partecipazione, l'invito che qualche mese stiamo facendo come studenti e studentesse, sia rispetto alla nostra campagna di Cantiere Scuola, su cui sicuramente il contributo della rete dei comuni è importante, ma anche al percorso di Climate Open Platform, su cui ci stiamo impegnando per vedere la voce delle organizzazioni, dei movimenti, del sociale tutto, ma in primis gli studenti e le studentesse,
agli eventi preparatori della COP26 di Glasgow, che appunto si terranno a Milano con Youth Cop e COP, e su cui sicuramente il ruolo dell'istruzione giocherà un tassello fondamentale. Grazie mille. Ludovico, io ringrazio te sia per la sintesi che per i contenuti che hai proposto nel tuo intervento e in quello che hai scritto. Hai fatto bene a ricordare un paio di passaggi, tra l'altro tornerò nel corso del nostro incontro anche sul tuo pensiero conclusivo, la riflessione con cui concludi il tuo intervento, perché secondo me è molto importante, no? Laddove dici se c'è un merito da parte dell'Azzolina è stato quello probabilmente di riaprire un determinato discorso, e forse è il momento di approfittarne. Bisogna capire se effettivamente queste sono le condizioni, e da qui partirei con la professoressa Nigris, proprio anche da quello che è il suo campo di studi, no? La didattica, la progettazione didattica e la valutazione. A me il concetto di valutazione mi fa pensare molto spesso al mondo universitario, all'Ambur, a come tutto questo è stato costruito, in particolare negli ultimi 20 anni. Sarebbe un altro file da aprire, non è questa la sede opportuna, diciamo così. Però ecco, dato che Ranieri nella sua introduzione punta il dito per certi versi anche proprio sull'importanza, sul nodo della progettazione didattica per come è stata e per quella che dovrebbe essere da domani, diciamo così. Ecco, lei che idea si è fatta, e se effettivamente, come scrive Ludovico nelle sue conclusioni, ci troviamo di fronte a un'opportunità? Grazie dell'invito. Da una parola crisi pedagogica, io credo che la crisi pedagogica, come anche lui ha accennato, sia partita molto prima del COVID. Se noi pensiamo che la scuola ha un mandato strategico che ha a che fare con l'apprendimento, ma anche come dicono alcuni documenti, con il saper stare al mondo, quindi con la capacità della scuola di dare gli strumenti a tutte le generazioni per costruire la società e al proprio al futuro del mondo, dice Merieux. Io credo che per questo sia necessario pensare a strategie adeguate per rendere la conoscenza davvero accessibile i ragazzi, a ciascuno, e dare a tutti, a ciascuno, gli strumenti per garantirsi il futuro in tutti i sensi, il futuro di cittadini attivi in questo mondo. Questa è una sfida che si trova di fronte alla scuola. A fronte di questa, purtroppo, i dati ci parlano di una scuola diversa. Ci parlano di una scuola dove il tasso di abbandoni prematuri della scuola è altissimo, in cui gli abbandoni si intrecciano a dati molto allarmanti su quello che viene chiamato l'analfabetismo funzionale, che fanno parlare di povertà educativa. Questo termine in molti casi viene addossato ai soggetti coinvolti come se fossero poveri educativamente, ma che invece parla di una debolezza della società e della scuola che non è in grado di compensare le privazioni di bambini e adolescenti che non hanno le opportunità di apprendere, di sperimentare, di veramente le loro capacità e aspirazioni. Questa è la definizione di povertà educativa, l'impossibilità di fare questo. La percentuale di quindicenni che è al di sotto del livello minimo di abilità e conoscenze che consente a un individuo di agire in maniera attiva nella sua vita e nella società, da tutti i punti di vista, dal punto di vista culturale, della sopravvivenza, del contributo che dà la società,
appunto ci parla di una grande collezione scolastica, un dato che tutte le volte che io leggo mi fa sentire una fallita come docente universitaria, come formatrice degli insegnanti, come persona che da 30 anni spende la sua vita nella scuola o per la scuola, è la corrispondenza tra successo scolastico e il livello culturale dei genitori. Io lo dico ogni volta perché secondo me è questo il dato a cui bisogna guardare. Ormai si parla di corrispondenza fra successo e due lauree, lauree di due genitori. Di fatto questa situazione, come ci dice una ricerca che peraltro è stata fatta negli Stati Uniti nel 2009, sono già passati quasi 11 anni e non abbiamo ancora guardato questo aspetto, le riforme liberiste hanno impoverito la scuola, hanno minato la qualità e quindi hanno impedito alla scuola di essere davvero uno strumento di promozione culturale e di mobilità sociale. Cosa che la nostra Costituzione dice all'articolo 3. Quindi è una scuola incostituzionale. Sì, che gli abbandoni si accentuano nel passaggio da un ciclo scolastico all'altro. È pazzesco. Cioè, nel passaggio dalla primaria alla secondaria di primo grado già c'è l'embrione dell'abbandono. Si parla di bambini di 10 anni. Pensiamo alla gerarchizzazione fra le scuole secondarie di secondo grado che la riforma Moratti-Gelmini, diciamo, cioè i 20 anni di governi Moratti e Gelmini che hanno svuotato la scuola, cioè è là che dobbiamo andare a vedere, secondo me, che hanno ammazzato il sistema degli istituti tecnici e professionali che era una punta di diamante del sistema scolastico italiano, trasformandoli in una scuola di serie B. Quando si parla della scuola sui giornali, quando si riempie la bocca ai giornalisti della scuola, perché parlano dei licei, raramente parlano di altri tipi di scuola. Guardate le interviste che sono fatte fuori tutta in questo periodo. Ecco, questa situazione secondo il Covid l'ha messa su maxi schermo, ne parlavo ieri a un incontro con la regione toscana, un gruppo di investimenti della regione toscana, cioè ha colpito che la gente si stupisse, ci sono un numero ingente di ragazzi che non ha il computer, non può usare mezzi tecnologici e non può connettersi. Stupiva lo stupore, non il ha detto Vico, il Covid ha fatto emergere in maniera eclatante la debolezza del modello di scuola. Aveva ascoltato, visto che potevano essere bendati, cioè che si potesse pensare a ragazzi per interdarli a proposito di valutazione. Cioè la valutazione non è un pericolo, la valutazione fatta così è pericolosa. La valutazione è quella che facciamo in tutti gli atti della nostra vita, quella di monitorare quello che succede per fare una scelta. Ecco, questa è la valutazione formativa, monitorare il processo per poter progettare il miglioramento dell'apprendimento dei ragazzi. In realtà quello che succede è che la valutazione viene usata per controllare la disciplina. Francesco sa tutto l'anno che io mi danno sulla riforma della valutazione descrittiva nella scuola primaria, la prima cosa che è stata detta: se si tolgono i voti, come fai a tenere l'ordine in classe? Bambini dai 6 ai 12 anni. Se tolgono i voti, come fai a motivare bambini dai 6 ai 12 anni allo studio? Se togli i voti, come fai a distinguere fra loro i bambini a metterli in ordine gerarchico? Ecco, questo ci parla di un modello di scuola che ha prodotto i dati di cui parlavo prima. L'Europa ci chiede dal 2013 a
ha chiesto nei documenti del 13, del 16, del 19, di aumentare gli interventi, ma di scusate, gli investimenti, ma di aumentare gli investimenti per la formazione degli insegnanti. Gli enti europei ci hanno scritto che la formazione dei nostri insegnanti non è sufficiente, il sistema di formazione, ma ci dice di investire su proposte didattiche diversificate che rispondano ai bisogni formativi di tutti gli studenti, non solo di una certa fascia. A partire naturalmente dall'analisi di disfunzioni della scuola. Voi pensate che nell'indice che determina la povertà educativa, questi sistemi internazionali di indicizzazione, c'è la percentuale di bambini, cioè se un bambino va alla scuola dell'infanzia o no. Ormai è provato che i bambini vanno al nido nella scuola dell'infanzia hanno una maggior resilienza e una maggior possibilità di contrastare lo svantaggio linguistico culturale. Bambini che vanno in scuole a tempo pieno, dove c'è la mensa, in secondari di primo grado dove ci sia la scuola anche a pomeriggio, hanno una maggiore possibilità di non essere non far parte della dispersione scolastica, ma la povertà educativa ci parla di una percentuale altissima di ragazzi tra i 16 e i 17 anni che non sono mai andati a teatro. Quando parliamo di che contenuti proporre a scuola, pensiamo ai ragazzi che abbiamo davanti, bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni che non hanno mai visitato un museo, una mostra, che non sono mai andati concerti, che non ha mai visitato un monumento o siti archeologici, che non praticano sport, che non hanno letto libri, che non hanno libri in casa, che non utilizzano internet. Lo sapevamo già. Ecco, io credo che questo ci faccia dire quali sono i modi e i diciamo direzioni in cui spendere i soldi che ci stanno dando e che non sono stati allocati abbastanza sulla scuola, a mio parere, ma anche a parere credo di esperti, che lavorino sulle risorse umane, che è risaputo che sono il patrimonio più importante in termini di organico, ma anche in termini, e soprattutto Francesca lo sa, questo è il mio pallino, di formazione degli insegnanti, prima, durante l'inserimento a scuola e dopo, di formazione perché cambiano le metodologie. Quando mi dico che la pedagogia ha rovinato la scuola, io dico quale pedagogia, perché la pedagogia nella scuola italiana non è entrata. Cioè, quando sento dire che gli insegnanti durante il Covid facevano lezione davanti a video con i ragazzi col video spento, perché è chiaro che lo spengo, colpa loro, e facevano lezioni come la facevano in classe parlando loro senza interagire minimamente, io mi dico dov'è la pedagogia alla scuola. Quando leggo che si bendano i ragazzi, ma guardate che in qualsiasi paese del mondo li avrebbero arrestati, c'è un reato, questo è un abuso. Per noi si va sul giornale scandalo per 2 o 3 giorni, c'è chi dice senza dirlo ad voce che fanno bene perché i ragazzi sono tremendi, i ragazzi copiano, i ragazzi ti fregano, i ragazzi sono lazzaroni. Siamo in una scuola che ha una crisi pedagogica da 20 anni perché gli insegnanti guardano senza benevolenza i ragazzi pensando che siano i loro nemici e che non sono preparati alla preparazione dei ragazzi, perché anche quelli meno preparati comunque hanno una capacità di reperimento delle informazioni, di esposizione alle informazioni, che è molto più alta di quelle parole che vengono dette davanti al video o in presenza, a volte non cambia molto. Quindi io qua mi fermo perché credo di aver parlato molto, bisognerebbe ragionare
in termini di curriculum, parliamo ancora di programma, di elenco di contenuti. Io credo che il professor Montanari in questo sia un grande esperto. Esperto di un sapere, non è una persona che ha accumulato contenuti, è uno studioso che ha riflettuto criticamente su un certo ambito. E perché questo non è il modello che si porta a scuola? Perché il modello che si porta a scuola non è quello della disputa medievale, non di qualche cosa di strani modernismi. L'avevano capito nel Medioevo che bisogna far dialogare discenti perché pensino. Adesso lo dicono anche le ricerche psicologiche, tra l'altro neurologiche, neanche pedagogiche. Come diceva, presentato, insomma, i temi da trattare sarebbero tanti, io mi fermo qua, semmai ne approfondiamo altri dopo se c'è tempo. Grazie, sì, i temi sono veramente tanti, la professoressa Nigris ce ne ha esposti alcuni, chiamando in causa il professor Tommaso Montanari, a cui giro subito la parola, non prima di raccontare che, insomma, la lettura dell'intervento nella rivista Luoghi Comuni di Tommaso Montanari suscitava la mia curiosità, perché, insomma, sono un lettore dei libri di Montanari dai tempi delle Pietre del Popolo, insomma, sono passati quasi 10 anni, credo, dalla pubblicazione di quel volume sino a Cassandra Muta, e ho sempre trovato una specificità nel trattare alcuni temi, l'articolo 9 della Costituzione, tanto per fare un esempio, sempre in forme diverse rispetto a quelle consuete. Quindi ero curioso di andare a vedere in che modo Montanari trattasse questo tema all'interno di una rivista come Luoghi Comuni, e mi sono trovato di fronte i pensieri di Tobia. Quindi poi, dopo aver letto l'intervento di Ludovico, sono tornato indietro a rileggere i pensieri di Tobia. Quindi vorrei chiedere anche un po' come è nata questa idea, perché comunque rende molto al lettore, veramente si riesce ad entrare nel mondo degli studenti, e quindi insieme a quanto scritto da Ludovico forse riusciamo anche a capire cosa sia accaduto in questi 2 anni alle nuove generazioni. Grazie Emiliano, non so se si riesca a capire, non sono così bravo, ho provato a dire quello che ho ascoltato. I problemi quando si parla di scuola è che si ascolta poco e si parla troppo, e credo che questa rivista, questo numero della rivista, per merito tutto di Andrea Ranieri, abbia la forza dell'ascolto, cioè ci sono molte cose che derivano dall'aver in tante esperienze di vita lungamente ascoltato, e ascoltato molto gli studenti anche, sono sempre un po' convitati di pietra nei discorsi sulla scuola. Noi aperto con la testimonianza, con l'intervento di uno studente, già questo è abbastanza originale. Io ho provato a restituire quello che ascolto da mia figlia, dai suoi compagni, che poi diventano dopo pochi anni studenti nostri all'università, cercando di interpretare come dire, reazioni alla scuola che è stata appena ben descritta la professoressa Nigris, perché la scuola è quella, la cosa lì, e però dall'altra parte c'è una reazione, ed è una reazione che non merita di essere bendata o, come dire, ammutolita, ma meriterebbe soltanto di essere ascoltata. Già partendo da qua sappiamo costruire una scuola del tutto diversa. E sono molto d'accordo con quello che è stato detto. Mi veniva in mente una celebre citazione di Montaigne: non teste ben piene, ma teste ben fatte. Questo è il punto. E appunto la disputa mentale, ma come dire, i dialoghi socratici. Forse lì è vero il metodo che ci serve, e che non per caso Don Milani lo si ricorda anche nel numero della rivista, utilizzava così tanto, facendo leggere e commentare l'apologia di Socrate, che è forse il nucleo incandescente dell'idea di apprendimento del pensiero critico, dello strumento di montaggio del mondo così com'è. Io ho chiuso il programma di mandato della mia candidatura al rettore con una citazione dei saggi che mi sono più cari del 900, Le tre ghine di Virginia Woolf, un libro contro, un libro del 1938 che sembra scritto ora, con un radicalismo che probabilmente solo una donna, per la condizione che, come dire, alle donne è stato imposto dal potere maschile, dal dominio maschile, può avere. Ne leggo
parla dell'università, si può immaginare l'università, la parola scuola, e credo che sia ugualmente significativa. Virginia Woolf dice che quale scuola, quale università vorrebbe? Un'università sperimentale, un'università avventurosa. E poi cosa ci si dovrà insegnare? Certo, non l'arte di dominare sugli altri, non l'arte di governare, di uccidere, di accumulare terra e capitale, ma l'arte dei rapporti umani, l'arte di comprendere la vita e la mente degli altri. Lo scopo dovrebbe essere non di segregare e di specializzare, ma di integrare, scoprire da quali nuove combinazioni possono nascere unità che rendono buona la vita umana. E finiva così, fondiamola dunque questa università nuova, dove si impara perché è bello imparare. Insomma, un manifesto ancora strepitosamente attuale e ancora strepitosamente contro, perché non c'è università, facoltà di apprendimento, non c'è scuola della Repubblica che dolorosamente non contraddica questo progetto. Bisogna però anche dire che non c'è università o scuola di questo paese che non contenga dentro qualcuno che invece ci provi tutti i giorni, in maniera ostinata e contraria, e ci riesca anche, perché tutti sappiamo che la vita ci è stata salvata all'incontro con qualche professore. Ciascuno di noi può ricordare il nome di una professoressa, di un professore che in qualche modo ci ha dato strumenti per resistere e per capire come smontare quello che tutti i colleghi invece calavano come con un imbuto. La rivista Luoghi Comuni ha, come dire, come programma quello di rovesciare i luoghi comuni del potere, del discorso pubblico, del discorso comune come sono oggi, e porno anche altri. C'è uno smontaggio, ma c'è anche una proposta invece costruttiva. Nel manifesto della rivista che viene pubblicato, che ha scritto Andrea, c'è una frase che uno dei comuni da smontare, che la vita è lotta di competizione e che i misuratori fondamentali del nostro benessere sono la varietà e la quantità del consumo a cui possiamo accedere. È un luogo comune da smontare, e lo è, la domanda è: la scuola da che parte sta? Cosa insegna la scuola su tutto questo? Cosa invece potrebbe insegnare? La pandemia ha, come in tanti altri casi, fatto cadere il velo, non ha inventato di nuovo, ma ha svelato, ha reso visibile, ha reso esattamente percepibile lo stato delle cose. Questo stato delle cose c'è anche che un modello di scuola attuale è un modello in cui si come dire, educa alla competizione. Il manifesto della rivista Luoghi Comuni dice che invece bisogna costruire nuovi luoghi comuni, che sono prima di tutto luoghi fisici di incontro e di confronto con i simili. Nel libro della rivista Gian Sandro Draghi poi cita famosa frase di Anni Rosa al cieco: liberare gli schiavi che si sentono liberi. La scuola che educa alla competizione e al successo, la scuola che libera gli schiavi che pensano di essere liberi, questa è l'alternativa. Questo è il bivio. È il bivio che, diciamo, la rivista, a questo punto la rivista, ha il merito di mostrare con molta chiarezza. Può scegliere da che parte stare. E il fine ultimo forse sta nelle parole di Don Milani, che sono citate in un altro intervento della cioè, la cultura, quella che ancora non ha posseduto nessun uomo, è fatta di due cose: appartenere alla massa e possedere la parola. Non una scuola che selezioni e faccia uscire alcuni dominanti, che sono, come ha ricordato la professoressa Nigris, figli di dominanti della precedente generazione, perché, diciamo, si può criticare, e credo lo l'idea di scuola come ascensore sociale, ma bisogna poi anche dire che comunque la si pensi su questo modello, l'ascensore è un tempo, l'ascensore non fa che replicare i rapporti di forza della generazione precedente. La critica più radicale all'idea stessa di ascensore sociale è la critica alla meritocrazia. Da questo punto di vista credo che l'ultimo libro di Michael Sandel, La tirannia del merito, sia un libro importante, molto importante anche per l'Italia, perché va al cuore del problema, mettendo proprio in discussione radicale l'idea stessa che un ascensore sociale
in per alcuni possa essere la soluzione, e invita a riflettere moltissimo, cosa che fa Andrea nel numero, non solo sulle sofferenze e sulla violenza fatta agli ultimi, ai poveri, ai sommersi, ma anche sulle sofferenze inflitte ai salvati, ai vincitori, cioè alla distruzione psicologica, morale di chi pure vince questa lotteria del merito, una lotteria vinta dalla nascita in realtà e non dalla scuola. E il libro, da questo punto di vista, parla delle morti per disperazione che guardano ormai anche gli allievi delle università dell'Ivy League, delle grandi università d'elite che costano moltissimi soldi e che sono sostanzialmente elitarie, che però alla fine danno un successo che è così insostenibile da rivelarsi in realtà mortale. Ora, dentro il numero c'è un percorso molto, come ce ne sono tanti percorsi, io ne ho scelto uno che insomma in qualche modo tiene al centro proprio la riflessione con la meritocrazia, non solo sulla meritocrazia, e sulla necessità di cambiare radicalmente la scuola, e sulla follia, sull'impossibilità, che è un po' quello che Tobia dice a modo suo, di tornare a scuola dopo la pandemia facendo finta che sia tutto come prima. Io credo che, come spesso gli succede, tranne quando la sua curia parla di differenze, purtroppo, e il Papa diciamo dice le cose giuste, e quando dice che dalla pandemia non si esce come prima, ma si esce o peggiori o migliori, sia un dato di fatto. E per quanto ci fossimo, non dico illusi, ma insomma avessimo provato a dire che potevamo uscire migliori, è evidente, a partire da questo governo, che ne stiamo uscendo drammaticamente peggiori. Anche solo non cambiare nulla, fare finta che nulla è successo, ci porta ad essere peggiori. Andrea scrive: gli uni e gli altri torneranno a scuola, ma sarebbe incredibile una scuola che non facesse i conti con la fragilità appena scoperta, che desse per scontato il rapporto fra scuola e futuro, fra scuola e sviluppo, fra scuola e crescita economica, personale e collettiva. Una scuola che riempie la testa degli studenti, ancora montagna, in maniera ancora più intensa, perché bisogna recuperare il tempo perduto con le materie e le nozioni di sempre. Jacopo Rosatelli descrive una scuola in cui, e io l'ho vista tramite gli schermi e l'esperienza dei miei figli, ma come dire, l'abbiamo vista tutti, che alla fine è largamente caduta nella tentazione di dire che quando si era a distanza si spiegava e quando si era in presenza si misurava, con l'ossessione del voto che ci è stata appena ricordata dalla professoressa Nigris. Una scuola che è una scuola che giudica, una scuola che, quando i corpi si trovavano finalmente in presenza, mostrava il suo volto peggiore e deteriore, riservando invece quello della promozione umana, del pieno sviluppo della persona umana, per usare le parole della Costituzione, a quella scuola di serie B che era quella a distanza. Ora, diciamo, una scuola che voglia ripartire deve riflettere da questa contraddizione clamorosa per chiedersi la cosa più banale del mondo: che cos'è la scuola? A che cosa serve la scuola? Insomma, questo numero alla fine di Luoghi Comuni ci costringe a provare a rispondere a questo. L'intervento di Francesco Sinopoli è un intervento che punta direttamente al cuore del problema, investendo la meritocrazia con le parole di Bruno Trentin, di un meraviglioso intervento di Bruno Trentin, ancora straordinariamente vivo e attuale, che dice, ne cito qualche frase: la meritocrazia nasconde il grande problema dell'affermazione dei diritti individuali di una società moderna. E quello che sorprende è che la cultura della meritocrazia, magari come antidoto alla burocrazia, quando la meritocrazia è il pilastro della burocrazia, sia riapparsa nel linguaggio corrente del centro-sinistra e della stessa sinistra, e con il predominio culturale del liberismo neoconservatore e autoritario come un valore da scoprire. Questa è una delle contraddizioni principali da sciogliere. Avendo sul tavolo questo numero di Luoghi Comuni e l'ultimo libro di Michael Sandel, direi che ci sono molti strumenti utili per una critica. Direi una critica che mi pare assolutamente urgente, perché quello che viene fuori dalle più recenti riflessioni da parte governativa sulla scuola, penso al rapporto Bianchi del luglio del 2020, di un anno fa, firmato da quello che oggi è il ministro della scuola, il governo Draghi, è un rapporto che a tratti fa intravedere, nonostante un linguaggio che parrebbe a tratti andare dall'altra parte,
lascia intravedere esiti per me in realtà molto preoccupanti. Quello che voglio dire è che ci sono ragioni per una critica serrata all'analisi che ci viene proposta come quella che dovrebbe presiedere alla scuola del domani, alla scuola del futuro. Si possono, mi ero preso un po' di brani del, ora non la voglio fare lunga, ho parlato molto, ma insomma si potrebbero citare molti passaggi del rapporto del, che in realtà fanno pensare che siamo ancora dentro, totalmente dentro, per certi versi ancora più dentro, a un paradigma in cui la meritocrazia come metro, come fine, si accompagna a sostanzialmente all'idea, alla prospettiva di uno smontaggio della scuola dello Stato, della scuola pubblica. C'è un bel intervento di Christian Raimo su Jacobi in Italia, che ha letto il rapporto Bianchi in controluce con esperienze abbastanza inquietanti di scuola, come l'asilo del bosco, la scuola del bosco, l'asilo del mare e la scuola del mare, analizzando le occasioni in cui i rappresentanti di scuole libertarie statali hanno dialogato col ministro Bianchi, che si è mostrato molto propenso a questo. Raimo cita un intervento critico di Franco Lorenzoni, che dopo essere stato invitato a interloquire con questi alfieri di una nuova e diversa scuola, ha invece scritto qualcosa di molto severo, che leggo velocemente. Dice Lorenzoni, l'asilo del bosco propone di sciogliere la scuola pubblica sostituendola con una gestione locale dell'istruzione, dando a ogni famiglia 700 euro al mese per educare ciascuno i figli a modo proprio. Una prospettiva alla quale il ministro Bianchi si è detto non indisponibile, in quello che lui chiama un superamento del paradigma della scuola attuale. Lorenzoni dice, in tutta franchezza, devo dire che l'ipotesi non ha evocato in me l'idea di nuove libertà e valide esperienze da offrire a bambine e bambini, ma piuttosto la nota frase di Margaret Thatcher, secondo la quale la società non esiste, esistono solo gli individui. Nel tentativo di superare uno stato della scuola, che evidentemente è quello descritto dalla professoressa Nigris, cioè uno stato della scuola che non va bene, che non ci piace, il rischio di cadere in qualcosa che è paradossalmente una fronte ancora più avanzato dello smontaggio dell'idea di Stato e dello smontaggio di scuola pubblica e dello smontaggio del progetto costituzionale, come dire, un rischio reale. Cioè io vedo un rischio che da questa situazione si esca a destra, ancora più a destra. E credo che questo sia il motivo per cui invece strumenti come questo numero di luoghi comuni, con tutte le parole, le esperienze scolastiche che rimettono in circolo, ci dà la possibilità di pensare che non vogliamo la scuola pre-pandemia, ma vogliamo una scuola che ne esca, come dire, a sinistra e non a destra. Per recitare Francesco, non peggiore come rischia, ma migliore. Se questa è la prospettiva, ed è quella alla quale io da rettore, per quanto riguarda l'università, proverò a lavorare, questo numero di luoghi comuni mi pare straordinariamente utile. Grazie. 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 Tommaso Montanari, neorettore, lo stavamo dicendo, almeno eletto dell'Università per Stranieri di Siena, riflettevo su alcune citazioni, su alcuni passaggi del professor Montanari, e mi rivolgo a Francesco Sinopoli, segretario generale della FLC-CGL. Prima voglio ringraziare chi ci sta seguendo, ci stanno seguendo in molti, sia sul sito di collettiva.it che sulla pagina Facebook, ma insomma la scuola è un tema che soprattutto in quest'ultimo periodo raccoglie interesse per vari motivi, perché comunque coinvolge tutti, no? Coinvolgendo magari i genitori piuttosto che i nonni, i diretti interessati, e fare magari il punto della situazione proprio alla fine di un anno scolastico potrebbe essere stato altro elemento di interesse per tutti coloro che ci stanno seguendo e che saluto.
Ringraziando. Detto questo, non nascondo che oggi faccio fatica a distinguere, no, il ruolo del giornalista, da quello dell'insegnante, dove, il secondo prende inevitabilmente il sopravvento, soprattutto se ho modo di rivolgere una domanda a Francesco Sinopoli, con il quale da un punto di vista giornalistico ci sentiamo piuttosto spesso, ma sono sempre 20 secondi, domanda e risposta, battute, insomma, i ritmi che, l'informazione impone. Allora, essendo stato un po' anticipato anche dal professor Montanari nel riferimento a Trentin, che ne abbiamo parlato proprio con Andrea Ranieri in un altro incontro. Andrea Ranieri ha recentemente curato con Ilaria Romeo la seconda edizione dei Diari di Trentin. Più va avanti, diciamo così, la sua assenza, più sembra mancare una figura come quella di Bruno Trentin. Allora, a Francesco Sinopoli rivolgo un'altra domanda. Proprio schiettamente in qualità di insegnante, e di insegnante in un territorio in cui, in una zona in cui, dove, nel momento in cui Sinopoli ricorda il tasso di dispersione scolastica al 14,5% a livello nazionale, nella scuola dove insegno io a Tor Bella Monaca, questo tasso è drammaticamente al 19%, e ci combattiamo tutto l'anno, ci combattiamo tutti i giorni. Io, prima degli esami di terza media, qualcuno sono andato a chiamarlo alla porta per non fargli perdere l'occasione di un esame orale e portare via un pezzo di carta. Quindi la prima domanda che voglio rivolgere è proprio questa: perché Sinopoli, nel suo intervento, si è concentrato in particolare sul concetto di dispersione scolastica? Perché è così importante combattere la dispersione scolastica? Naturalmente lo intuiamo, ma per modificare questo modello che non va, di cui abbiamo parlato, a questo voglio coniugare anche la suggestione che Sinopoli offre non è una suggestione, è un dato di fatto, sull'importanza della stabilità del personale, no? Che si ricollega anche a quel sistema di formazione di cui ci stava parlando la professoressa Nigris. È un'altra cosa che alla nostra scuola manca molto, nel momento in cui arrivano magari dei giovani docenti che vediamo che riescono ad avere quel contatto che serve, oltre che a dimostrare la preparazione adeguata per sostenere un anno scolastico non certo semplice in un determinato territorio, poi magari da settembre quei colleghi non li ritroviamo più. E invece questo è un lavoro che per certi versi, purtroppo va perduto. Anche questa diventa nella nostra scuola una dispersione, con la quale fare i conti per poi ricominciare da capo. Ecco, sono questi due punti nevralgici per costruire un modello che, come ci diceva il professor Montanari, magari esca verso sinistra piuttosto che a destra. Sì, sono sicuramente tra i punti nevralgici. Io avevo un mandato nell'articolo, era quello di concentrarmi sulle urgenze del tempo presente. Noi abbiamo lavorato con Andrea alla costruzione di questo numero. Io ho dato un contributo anche rispetto agli inviti. Avrei voluto anche la partecipazione della professoressa Nigris, che infatti è qui presente, e credo che si capisca anche perché dal suo intervento, però avevo appunto una missione, e cioè fare riferimento anche alla scuola, diciamo così, infrastruttura. Dici bene, noi abbiamo il nodo aperto della stabilità del personale. È assurdo che se ne continui a discutere, è assurdo che ogni anno si ponga lo stesso tema, ma tant'è. Ma è un modo che si lega in modo indissolubile a quella ideologia della selezione a cui faceva riferimento Montanari. Noi abbiamo visto in questi mesi riproporre la stessa retorica degli ultimi 20 anni, peraltro in alcuni casi condita da posizioni fintamente progressiste. Perché sono venute anche da amici e interlocutori, per cui noi non possiamo stabilizzare i precari in quanto questi precari non hanno fatto un concorso pubblico. È la solita zuppa. Abbiamo 113.000 cattedre vacanti a settembre, ci sono persone che lavorano da anni, non hanno avuto la possibilità di abilitarsi, non hanno avuto la possibilità nei fatti di fare dei percorsi di formazione collegati alla stabilizzazione, e adesso ce la prendiamo con loro e gli spieghiamo anche che devono ringraziare di aver lavorato per lo Stato, che ha buttato
accusa dell'utilizzo dei contratti a termine da anni, tant'è vero che subisce condanne e condanne dalla Corte di Giustizia. Se venisse solo da rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato o dal mondo, chiamiamolo così, dal vasto mondo conservatore, io questo discorso lo potrei anche liquidare come l'ho sempre liquidato, e cioè è la posizione di chi rappresenta interessi diversi, difende una visione del mondo classista basata sulla selezione, che è profondamente ideologica. Invece non è così, tant'è vero che ci troviamo ogni giorno a dover leggere articoli sui giornali anche di chi teoricamente dovrebbe avere altre posizioni, che invece difendono esattamente quella stessa ideologia. Quindi sì, quello è un nodo che riguarda il nostro presente, riguarda peraltro una iniziativa in corso. Adesso non posso citare il lavoro che stiamo facendo in queste settimane, ci sono migliaia e migliaia e migliaia di precari che sono sulla graticola, e il sindacato cerca di fare il suo lavoro facendo coincidere quelle esigenze con l'esigenza della scuola di aprire a settembre con cattedre stabili. È davvero deprimente dover affrontare questo tema ogni anno allo stesso modo, però è così, ed è una delle questioni. La scuola ha bisogno di stabilità, la scuola infrastruttura ha bisogno di stabilità, e naturalmente questa stabilità è data dalla possibilità di avere insegnanti assunti a tempo indeterminato come personale, collaboratori scolastici, direttori dei servizi generali e tutti coloro che nella scuola operano. Naturalmente le famiglie vogliono questo, ed è peraltro una grande mistificazione quella di rappresentare l'interesse dei precari contro l'interesse delle famiglie. Lo voglio spiegare in termini semplici: i precari che non supereranno il concorso ordinario dell'Azzolina, il concorso ordinario dell'Azzolina, peraltro un concorso fatto in un modo ridicolo, tant'è vero che non l'hanno superato in un numero che non si spiega rispetto alle, mettiamola così, non so, esigenze della scuola, ma anche alle caratteristiche del personale che ha partecipato a questa selezione. Concorso fatto male, pensato male, e che poi saranno gli stessi ad essere in cattedra. Allora bisognerebbe fare un ragionamento completamente diverso, investire sulla formazione del personale, a partire dalla formazione in ingresso, e poi da lì arrivare a percorsi progressivi di stabilizzazione. L'altra grande questione che il tempo scuola, se la guardiamo dal punto di vista di tutto il territorio italiano, noi abbiamo un'emergenza che si chiama tempo scuola da sempre nel Mezzogiorno. Il tempo scuola è una delle chiavi più importanti per combattere la dispersione scolastica e gli abbandoni. Uno dei punti principali della nostra iniziativa di questi ultimi mesi riguarda proprio l'aumento del tempo scuola, che corrisponde però anche a un investimento superiore, maggiore e crescente negli organici del personale. Guardate, io penso che questo sia uno dei punti chiave su cui ci troveremo a impattare con il governo Draghi, che non ha una sola faccia. Ministro Bianchi ha le sue idee, naturalmente, da ministro non rappresenta esattamente i contenuti di quel rapporto che citava Montanari prima, ma mi occupa più del ministro Bianchi un apparato che è collegato a questo governo e che ruota intorno a Palazzo Chigi, che ci sta riproponendo esattamente le stesse ricette degli ultimi 20 anni. E io temo che nei prossimi mesi lo vedremo con una maggiore chiarezza. Per cui per i corifei del neoliberismo, che peraltro sono smentiti anche dall'Economist, che ha proposto un dossier sulla scuola, uno speciale, dove dice che è finito il tempo della scuola azienda, che bisogna investire sulla scuola, ci tornano a spiegare che noi risolveremo il problema del tempo scuola quando tra 15 anni il collasso demografico del paese avrà fatto il suo corso. Quindi noi assecondiamo lo spopolamento di intere zone, e il mezzogiorno, le aree interne, e poi così il tempo scuola, che poi fondamentalmente quanti insegnanti abbiamo, sarà adeguato ai bisogni.
è così stupida questa posizione, così arretrata, così pericolosa, ma è talmente sostenuta da un pezzo di establishment, a partire dalla Fondazione Agnelli, perché poi il punto vero è chi decide l'istruzione in Italia e chi le decide da più di 20 anni, che noi facciamo fatica anche con argomentazioni semplici a contrastarla. Hai toccato quindi due punti che sono collegati, perché toccano il tema delle risorse, che nella scuola non sono una variabile indipendente. Ricordiamoci sempre che la scuola è il più grande centro di spesa del nostro paese, e sono punti collegati alle risorse e naturalmente quella che è poi una visione ideologica che caratterizza, come sempre, appunto un pezzo di quell'establishment che sulla scuola interviene. Se me lo consenti, in un tempo brevissimo, vorrei però allargare un po' lo sguardo. Adesso può sembrare fuori tema, ma proverò a spiegare perché non lo è. Noi tra pochi giorni ricorderemo il grande movimento di Genova 2001. Lo faremo a Genova, ci saranno degli eventi che hanno al centro proprio i fatti di Genova e le ragioni di quel movimento. In queste settimane sto molto riflettendo sul rapporto che c'è tra quei contenuti e le rivendicazioni degli studenti oggi, degli studenti, a partire dagli studenti di Fridays for Future, a partire dagli studenti che sono mossi in queste settimane, in questi mesi, nella pandemia, per rilanciare un'altra idea di scuola. Il rapporto è semplice. Ad un'idea di scuola corrisponde un'idea di società. Quel movimento aveva un'idea di società diversa. Teneva in discussione l'avanzare inesorabile del mercato globalizzato nella sua peggiore espressione, il consumo di suolo, la corruzione dell'ambiente. La cosa più simile che ho trovato a quelle rivendicazioni sono i discorsi ai movimenti popolari di Francesco, di Bergoglio. Allora, noi abbiamo bisogno di ripensare un'idea di scuola per ripensare un'idea di società. E io credo che nella nostra Costituzione, nei suoi principi fondamentali, nell'articolo 3, nell'articolo 9, nell'articolo 33, nell'articolo 34, ci siano delle basi fondamentali per ripensare e rilanciare quell'idea di scuola che peraltro nella stagione delle riforme vere, come mi ricorda Andrea Ranieri, le riforme che non volevano adattare la scuola al mondo così com'era, ma volevano far sì che la scuola cambiasse il mondo, applicando la Costituzione, ci sono tutte. Dobbiamo però fare anche di più. E ha ragione la professoressa Nigris. Noi abbiamo un problema che riguarda i contenuti dell'insegnamento. Abbiamo un problema che si chiama valutazione nella scuola, non solo valutazione della scuola, e quindi il tema di Anvur, rimbalzi e tutto ciò che sono diventati, e tutto ciò che rappresentano, che dobbiamo tornare a mettere in discussione, perché proprio in quella funzione verranno rilanciati, nella funzione di trasformare le istituzioni della conoscenza in soggetti collocati nel mercato, dobbiamo affrontare il tema di come si valuta nelle scuole e quindi del rapporto con i discenti, come ben si diceva. Allo stesso tempo dobbiamo ragionare sulle fratture vere che ci sono nella scuola. La dispersione e gli abbandoni crescono in alcuni passaggi chiave. È stato ricordato, Andrea me lo aveva spiegato tanti anni fa, quando Giacomo andava alle scuole medie, suo figlio. I bambini si perdono quando passano dalla scuola elementare, come si chiamava, alla media. Poi continuano a perdersi quando dalle medie, che purtroppo nel tempo si sono sempre più disciplinarizzate, vanno nell'ultimo grado, che nell'immaginario viene ridotto solo in sei. Noi dobbiamo tornare a avere la forza, non è semplice, tornare a ragionare anche di questi temi. Perché la scuola possiamo cambiarla, naturalmente, proponendo un'altra idea di società e quindi un'altra idea di scuola, ma anche ragionando su quello che si fa dentro la scuola, facendo i conti con un grande scoramento e tanta sfiducia. Perché poi 30 anni di riforme neoliberali mascherate hanno prodotto questo risultato, sfiducia, scoramento, che poi naturalmente si legano a condizioni di lavoro difficili che non aiutano a sollecitare anche
la partecipazione e la costruzione di un dibattito che deve riguardare poi chi sta nella scuola. Fondamentale il dibattito pubblico è quello che si fa fuori, ma ancora più importante è provare a costruire occasioni di partecipazione dentro la scuola. L'ultima sconfitta, quella della 107, io sono diventato segretario generale all'indomani, è stata devastante. È stata vista come definitiva. Adesso abbiamo una generazione di insegnanti che non è più quella degli insegnanti che hanno partecipato alla costruzione della scuola democratica, mettiamola così, anche che hanno vissuto quelle riforme che volevano cambiare la scuola, partire dalla scuola media unica, passando dalla legge sull'inclusione e sul sostegno, alla riforma della scuola elementare, che era una grande riforma, forse l'ultima grande riforma della scuola. La mia è una riforma incompiuta, era già immersa nei meccanismi di quasi mercato. C'erano quelli che la pensavano come Andrea e c'erano quelli che l'hanno applicata, e poi c'è stato, mettiamola così, tutto ciò che è venuto dopo, Gelmini, Moratti, lo svuotamento di contenuti, l'impoverimento della scuola, i tagli, e da lì dovremmo ripartire. Quindi penso che nei prossimi mesi noi dovremmo avere tutti insieme la forza di costruire un grande movimento partecipato per intercettare i cambiamenti necessari per il nostro paese, che riguardano senza dubbio l'istruzione e che si collegano poi all'idea di società. Noi non possiamo accettare, su questo chiudo perché ci siamo dati dei limiti, che proprio adesso ci vengano riproposte le ricette che hanno già fallito. Lo hanno capito anche i laburisti, magari, no? Quelli già lo sapevano, poverini, ma purtroppo non vincono più, nonostante ottimi programmi e anche buoni leader aver trovato in Gran Bretagna. L'hanno capito anche i conservatori in Gran Bretagna. In Gran Bretagna c'è un dibattito da anni sui fallimenti del modello thatcheriano. Noi ancora andiamo a fare i conti con chi ti ripropone surrettiziamente le stesse ricette. Quindi convinciamoci che dobbiamo fare di più. Da segretario di un'organizzazione, quindi una struttura che certamente è sindacato, quindi è chiamato a trovare soluzioni, a mediare, estenuante lavoro quando gli spazi si restringono, noi mettiamo a disposizione l'organizzazione, oltre il nostro lavoro quotidiano, che crediamo profondamente nell'idea che la scuola vada cambiata per cambiare la società, come volevamo fare a Genova nel 2001. Tant'è vero che come FLC non solo abbiamo aderito, ma parteciperemo a quelle giornate. Vorrei che fossero l'occasione per costruire un ponte tra quella storia di protagonismo giovanile e quella di oggi, ricordando che alcune suggestioni nuove sono arrivate. Io continuo a pensare che le uniche davvero originali e sorprendenti siano quelle di Bergoglio, e al netto certo delle posizioni della Chiesa Cattolica, che anche Montanari richiamava, però bisogna avere la forza di costruire un movimento ampio che nell'istruzione, nella demercificazione del lavoro, che è la demercificazione della vita, abbia una delle chiavi principali. Grazie al segretario Francesco Sinopoli. Io personalmente lo ringrazio anche per aver ricordato l'avvicinarsi del ventennale di Genova, perché è un appuntamento comunque importante, perché ci ricorda che quelle battaglie che 20 anni fa venivano portate avanti da un movimento molto ampio, si parlava di costruire adesso, no? L'ampiezza di un seguito, diciamo così. Ecco, a 20 anni di distanza si sono dimostrate valide, e purtroppo anche parlavamo di Cassandra Muta, ecco, si sono rivelate per certi aspetti anche delle Cassandre. E, sì, ci stiamo tenendo nei tempi che ci siamo dati, siamo nell'ora, e quindi direi che è il momento delle conclusioni da affidare al direttore di Luoghi Comuni, Andrea Ranieri. Avrei voluto ricordare anche qualcuno degli altri che intervengono, non so se vorrà farlo il direttore stesso. Io personalmente, insomma, sono molto contento che Francesco Maria Fabrocile abbia dato il suo contributo, conoscendo bene tutta la sua attività
nelle carceri, insomma, sarebbero veramente tanti. Danilo Lampis, a proposito del mezzogiorno di cui si parlava, insomma, ci dà una fotografia veramente impietosa per certi versi di quello che manca e di quello che si potrebbe fare. Ma insomma, le conclusioni sono del direttore. Va bene, grazie Emiliano e grazie a tutti voi. Beh, insomma, mi pare che il numero più o meno funzioni e che stia, come dire, e che possa essere uno strumento utile per ragionare su come far ripartire la scuola dentro e oltre la pandemia. Ma vedete, io credo che la pandemia ci ha messo di fronte a alcune scelte di fondo. È vero, i problemi c'erano tutti anche prima, però la pandemia li ha fatti esplodere e messi sotto gli occhi di tutti in maniera drammatica. E ci pone di fronte alle esigenze di scelte, e di scelte anche radicali. Vedi, io, per citare Papa Francesco, che è già stato ricordato, io nel mio articolo cito una sua frase: la pandemia ci ha messo in crisi, mostrandoci il volto di un mondo malato non solo a causa del virus, ma anche nell'ambiente, nei processi economici e politici e più ancora nei rapporti umani. Ha messo in luce i rischi e le conseguenze di un modo di vivere dominato da egoismo e cultura dello scarto e ci ha posto davanti un'alternativa: continuare sulla strada finora percorsa o intraprendere un diverso cammino. Ecco, questa cosa riguarda il mondo. Ma riguarda in prima battuta proprio la scuola che può essere il motore per vivere e far vivere questa alternativa a chi nella scuola vive e attraverso la scuola alla società intera. Perché? Perché la cultura dello scarto, quella che denuncia Paolo Francesco, è presente nella scuola. Perché l'individualismo e l'egoismo hanno a che fare con la meritocrazia di cui avete già ampiamente parlato. Perché l'alternativa fra un mondo che decide di cooperare, di lavorare, in cui la gente decide di lavorare insieme per costruire un futuro diverso, oppure adagiarsi nei miti dell'individualismo competitivo, bene, sono tutti presenti nella scuola e nel modo in cui si fa scuola. E anche nell'università, l'alternativa fra l'individualismo docente, e non solo, un'idea diversa, collettiva e partecipata all'università è oggi anche lì l'alternativa, un'alternativa decisiva. Vedete, partire dalla scuola è secondo me fondamentale. Io non mi sto a dilungare sul giudizio sulla fase politica sul governo Draghi. Certo, quando vedo che Giavazzi diventa un consigliere fondamentale per elaborare le politiche economiche, Giavazzi è l'ultimo erede, è stato il più feroce interprete del liberismo competitivo in questo paese, è quello lì che ha pubblicato, che ha provocato i disastri di cui parla Papa Francesco. E però sono altresì convinto che oggi nel gioco politico è difficile trovare alternative al governo Draghi. Difficilissimo. Difficilissimo, perché tutti, ognuno dice la sua mezza verità, ma tutti concordano nel ritenere che quella roba lì, che l'ideologia della crescita, della competitività, il pubblico in funzione della ripresa del mercato e dei pieni poteri dell'impresa e del mercato, rendano difficile pensare oggi un'alternativa a quel livello. La scuola è un terreno su cui si può cominciare a pensare e a praticare un modo alternativo di vedere le cose, di interpretarlo, in cui si può promuovere il pensiero critico, in cui si può promuovere la solidarietà e l'empatia fra gli studenti, fra i docenti e fra gli studenti e i docenti. E qualcosa sta avvenendo in questo senso, eh? Qualcosa sta avvenendo se non ci tappiamo gli occhi. Gli studenti sono tornati a scuola profondamente feriti,
feriti da tante cose. Feriti tutti, non solo quelli delle famiglie più povere, anche quelli delle famiglie più ricche. Hanno constatato che il futuro, cui dovrebbero impegnarsi e studiare anche cose che non gli piacciono e rompersi le palle e annoiarsi nelle aule, quel futuro lì forse non è più a portata di mano. La sfiducia del futuro è aumentata. E l'idea, come dire, di pensare solo a se stessi per diventare capitale umano, questo è il modo in cui i ragazzi che studiano, la missione che viene data ai ragazzi che studiano, diventare capitale, quella missione lì è sempre più difficile, inutile. Io nel mio articolo dico che oggi quel tipo di individualismo competitivo produce più bulli da tastiera che capitale umano. Allora, e sono entrati a scuola ragazzi che non avevano mai fatto i conti con la malattia e con la morte, vedendo morire della gente vicino a loro, alcuni loro nonni, gente nel loro quartiere, gente che conoscevano. Guardate che questa è una cosa fondamentale. I ragazzi, i bambini, la morte la conoscevano attraverso le serie televisive, oppure attraverso i videogiochi. Un mio amico, professore di filosofia, mi raccontava che quando ha detto a suo figlio che era morto suo nonno, gli ha chiesto chi l'ha ammazzato. Perché? Perché la morte come fatto naturale, come limite naturale alla vita umana, non era presente nella testa dei bambini e dei ragazzi. Adesso è presente. E questa scoperta di essere fragili, di sentirsi fragili, questo aver vissuto e tenuto con mano il senso del limite, secondo me può essere il punto di partenza per costruire una pedagogia diversa, un nuovo patto educativo. Questi ragazzi poi, ha fatto un'inchiesta all'UNESCO in tutto il mondo e ci dice che l'80% dei ragazzi italiani pensano davvero che il riscaldamento climatico sia un pericolo per la vita in questo piano, per la vita di tutti, per il futuro di tutti. E pongono una qualche relazione, i ragazzi italiani, in maniera certo un po' rosa e superficiale, tra la pandemia e la distruzione dell'ambiente biologico e naturale. E si pongono questi problemi, come imparare a non far collassare il mondo. Ecco, io credo che lì ci può essere una missione educativa importante della scuola. Si dice, vabbè, ma la scuola non deve fare politica. Ma sì, io invece credo che oggi la scuola sia di fronte a una enorme scelta politica. Cioè, se essere dalla parte del mondo che produce scarti, e anche la dispersione scolastica è una drammatica produzione di scarti, oppure una scuola che decide di far lavorare tutti insieme, far collaborare, far cooperare i ragazzi, i genitori che lo vogliono, gli insegnanti, in un progetto condiviso. Un progetto condiviso in cui le materie e le discipline si intersecano tra loro. Vedi, io lo scrive Ludovico Di Muzio nel suo articolo, ma io non sono mai più che mai convinto. Non è facendo 2 ore di educazione ambientale che si risolve i problemi. È se chi insegna italiano, chi insegna scienze, chi insegna matematica, chi insegna storia dell'arte, riesce a estrarre dal proprio sapere le cose utili a una nuova riflessione sul mondo e trova i metodi per insegnare queste cose che non possono essere autoritarie, calate dall'alto, ma fatte nascere in un rapporto diverso con i ragazzi, con questi ragazzi usciti dalla pandemia, con questi ragazzi che hanno scoperto la loro fragilità e la fragilità del mondo che gli sta intorno. La scuola che progetta il futuro è una scuola in cui la gente sta bene oggi. Ecco, io credo che a questa perdita del senso del futuro si reagisce non preannunciandogli un futuro che noi non siamo in grado di indicare a nessuno, ma insegnandogli a vivere meglio, in maniera collaborativa, in maniera più felice, più gioiosa il proprio presente. La scuola deve diventare sempre di più un posto dove si sta bene e dove insegna ai ragazzi come stare bene insieme. Io nel mio articolo individuo 3 priorità e anche nella rivista vengono
fuori. Se vogliamo costruire la scuola nuova, dobbiamo partire da tre cose: la scuola dei piccoli, la scuola dell'infanzia, lo diceva la professoressa Nigri in maniera molto chiara, come sia decisivo nella stessa lotta alla dispersione, ma è decisivo anche per un altro motivo, perché è la prima scuola che ha potuto partire dalle differenze dei ragazzi e di sviluppare la loro creatività. Maestre d'asilo, di scuola materna, di elementari, sono oggi il terreno più avanzato di una scuola che sa partire dalle persone. Una cosa che poi si perde man mano che si sale. C'è ancora un po' nella scuola dei poveri. Io dico la scuola dei piccoli e la scuola dei poveri come modi per ripartire e ragionare sulla scuola. Intendo per scuola dei poveri la scuola delle periferie, la scuola dei quartieri più disagiati, la scuola dove se vuoi fare scuola sei costretto, se vuoi essere insegnante, sei costretto a capire come vive quella gente lì. Sei disponibile, come diceva Emiliano, andarla a prendere a casa per vedere dove vive. Sei necessitato, se vuoi fare il tuo lavoro, il tuo mestiere, essere insegnante davvero, di mescolarti con i problemi del territorio. Insomma, è quello che poi ci ha insegnato Don Milani, che è quello che ci ha insegnato Freire. Se vuoi insegnare ai poveri, prima di tutto provare a imparare da loro. Imparare da loro. Capire, ragionare sui modi in cui riescono a vivere quello che a volte a noi ci sembra l'invivibile. Riescono a esercitare la loro intelligenza per costruire possibilità di vita nei luoghi che a noi ci sembrano difficili, se non impossibili. E allora la scuola dei piccoli e la scuola dei poveri, e poi la formazione permanente, la formazione per tutto l'arco della vita. Questa deve essere l'altra grande idea, perché i livelli di successo o di insuccesso della scuola in diversi territori dipendono in maniera decisiva anche dai livelli di istruzione e di cultura di quei territori. Riportare gli adulti a scuola, aprire le porte della scuola anche agli adulti, costruire programmi di formazione degli adulti permanente, è decisiva anche per lottare contro la dispersione scolastica, oltre che per dare agli adulti le condizioni di esercizio di cittadinanza in un mondo in cui i differenziali di sapere saranno importanti e segneranno la vita delle persone quanto i differenziali di reddito. Si è fatta un'indagine nei quartieri di Torino, si muore di più dove c'è più povertà e dove c'è più povertà educativa. Si riesce a usare anche meno gli strumenti della medicina, gli strumenti che preservano la salute. E quindi la formazione permanente come altro volano decisivo per andare avanti. Sono la scuola dei piccoli, la scuola dei poveri, la formazione permanente, le cose di cui si parla meno. Ha ragione la professoressa Nigris, dopo la maturità si va a intervistare la gente che esce dai licei. E su questo si può anche costruire un patto diverso fra la scuola e il territorio. Guardate bene, non le scuole del bosco, non un privato chiamato a sostituire il pubblico, ma una capacità da parte della scuola di usare tutte le risorse educative presenti nel territorio, di contrastare a partire dalla scuola la perdita di valore educativo di quasi tutte le istituzioni della vita sociale. La politica non è più educativa, l'economia non è più educativa, la società non è più educativa, eppure, e ce l'hanno ricordato alcuni saggi, ce lo ricordano alcuni articoli all'interno della rivista, l'idea di città educativa è stata un'idea forte della scuola. Da questo punto di vista mi dispiace che non ci sia Claudia Pertelli perché ha fatto il vaccino, ma l'esperienza che ha fatto Claudia Pertelli nelle scuole del terzo municipio di Roma, ha fatto l'assessore alla scuola lì, secondo me sono decisive. Immaginare un tipo di scuola diverso di scuola e un rapporto diverso fra la scuola e il territorio, un esercizio vero dell'autonomia e non l'autonomia aziendalizzata e non l'autonomia intesa come azienda, così come ci spiega Danilo Lampis, che sta facendo lui nel suo piccolo comune Ortueri del centro della Sardegna.
Ecco, queste sono le cose su cui provare a ricostruire speranza. Vedete, c'è una frase di Ivan Illich che a me piace molto. Ivan Illich dice: quando crollano le aspettative di avere un futuro individuale più ricco e più pieno, bisogna provare a riaprire la strada alla speranza. Ecco, noi rispetto alla scuola delle aspettative, che è la scuola dell'ascensore sociale, scusate, riapriamo le porte alla scuola della speranza, alla scuola che costruisce la speranza collettiva in un mondo migliore e diverso, che a partire da lì parla al lavoro, parla all'economia, parla alla società intera. La scuola fino adesso è stata messa, la scuola e anche l'università, è stata messa sotto processo da Giavazzi, Boeri, Perotti e tutti questi qua, dicendo che la scuola non risponde alle nuove esigenze del mondo, bla bla bla, non riesce ad adattarsi ai grandi cambiamenti tecnologici e tutte queste cose. Ecco, io credo che bisogna invertire un po' la logica. È la scuola e l'università che deve chiedere al mondo, è dalla scuola che devono partire le domande, non dal mondo così com'è, che tra l'altro è un mondo profondamente in crisi, che fa la predica alla scuola, perché non si adegua alle magnifiche sorti e progressive promesse dal neoliberismo trionfante. Cambiare radicalmente l'ottica. È la scuola, è l'università, è il sapere che rivolge la sua domanda all'insieme del tessuto sociale, che chiede, quando gli dicono ma non prepari la gente al lavoro, un dirigente di un istituto turistico romano che gli diceva non troviamo la gente per fare il cameriere, gli rispondeva: beh, se li paghi, se li assumi da precari e li paghi 400 euro al mese, non li troverai mai. È dalla scuola che bisogna fare la domanda, non farsi fare domande improprie da un mondo profondamente in crisi e che non si rifiuta di rendersene conto. Grazie. Siamo noi a ringraziare Andrea Ranieri per aver dedicato l'ultimo numero della rivista Luoghi Comuni alla scuola. Io vi faccio ancora vedere la copertina in favore di telecamera, ricordando che l'editore è Castelvecchi. Noi abbiamo voluto titolare questo incontro A scuola dentro e oltre la pandemia. L'abbiamo fatto con Ludovico Di Muzio, che voglio dire a tutti coloro che ci stanno seguendo, a un certo punto alle 18:50 ci ha abbandonati perché lavora, è uno studente che lavora ma non nell'alternanza scuola-lavoro, lavora perché vuole sostenere i suoi studi e quindi ci ha lasciati anzitempo per questo motivo e ringraziamo molto, perché inutile dirlo, la sua presenza e le sue parole sono state preziose per questo scambio di idee, come sono state preziose le incursioni della professoressa Nigris, che abbiamo salutato, Università Bicocca di Milano, anche lei aveva qualche impegno pochi minuti prima della nostra conclusione. Io ringrazio il Rettore Montanari, faccio un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura. Crepi e grazie. Con noi è sempre un piacere, Francesco, un buon lavoro, c'è molto da fare, ce lo siamo detti anche oggi, e quindi veramente un abbraccio affettuoso e buon lavoro. Grazie. E un saluto ad Andrea Ranieri, che ringraziamo per averci raccolti tutti quanti. Io credo che tornare sul mondo della scuola tra qualche mese potrebbe essere un'idea, magari proveremo a farlo di nuovo insieme. Grazie ancora ad Andrea Ranieri. Grazie a voi. E naturalmente il ringraziamento va